Buonasera. Buonasera a tutti voi che siete qua presenti e a tutti quelli che sono collegati attraverso la rete. L'incontro di questa sera ci porterà in uno dei luoghi più lontani che si possano concepire. Lontano innanzitutto... Come distanza, parleremo di un luogo che si trova a qualcosa come 30.000 anni luce da dove ci troviamo noi, ma lontano anche e soprattutto per come il mondo funziona nei dintorni di questo oggetto che andremo a conoscere. Persino lo spazio e il tempo si comportano in un modo. Diverso da quello a cui noi siamo abituati, a cui la nostra esperienza ci ha reso familiari. Ecco, e si tratta del buco nero supermassivo che è stato scoperto al centro della nostra galassia. E l'importanza di questa scoperta è enorme, non solo perché ci permette di conoscere e di indagare più a fondo, diciamo, la l'evoluzione della nostra galassia, la dinamica della nostra galassia e delle altre galassie nell'universo, ma anche perché permette di verificare con grande accuratezza le idee che noi abbiamo su come funziona la gravitazione, la gravità che è la forza dominante nell'universo. È tanto importante questa, questa scoperta che è stata riconosciuta con il premio Nobel di quest'anno e a raccontarci questo cammino affascinante, questa avventura che ha portato a questa scoperta e che è durata qualcosa come 40 anni, è il protagonista di questa scoperta, Reynard Genzel, Premio Nobel per la Fisica 2020. Grazie Reynard di essere con noi. Grazie per avermi invitato. Reinhardt è il direttore del Dipartimento di Astronomia Infrarossa e Submillimetrica al Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics a Garching, Monaco di Baviera. È anche professore alla Graduate School della University of California Berkeley, dove si trova in questo momento. Ed è professore onorario alla Ludwig Maximilian University, sempre a Monaco. E I suoi interessi nel campo dell'astrofisica, i suoi studi sono molto vasti e profondi. Eh, comprendono lo studio dei nuclei galattici attivi che sono molto collegati al tema che è l'altro grande fronte di studio di Reynard, i buchi neri supermassivi, ma anche la formazione stellare, l'evoluzione delle galassie e l'astronomia sperimentale nell'infrarosso, nel submillimetrico e nel millimetrico, le tecnologie legate a, queste, a questi studi. Ha ricevuto decine di riconoscimenti di grande prestigio, de letteralmente decine di riconoscimenti, tra cui il Shaw Prize e il Crawford Prize per l'astronomia e nel 2020 il Premio Nobel. Insieme ad Andrea Goetz così recita la motivazione per la scoperta di un oggetto supermassivo compatto al centro della nostra galassia. E quindi Reynard ti chiediamo di guidarci in questa avventura e grazie ancora di essere con noi questa sera. Okay, well, grazie, benvenuti a tutti. Buonasera a tutti. Qui è ora di pranzo, mentre voi siete già nel pieno della serata in Italia. Voglio invitarvi a intraprendere un viaggio, un viaggio un po' insolito. E io in realtà sono già, diciamo, sto già facendo questo viaggio, e anzi, forse sparirò io stesso in un buco nero. E vorrei raccontarvi il viaggio che sto facendo, un viaggio che dura, diciamo, da quando è cominciata la mia carriera come fisico in astronomia, è un viaggio che dura da 40 anni e vi racconterò che cosa ho scoperto e vedremo anche come questo mio viaggio in realtà è incastonato all'interno di una storia importantissima che riguarda tutto l'universo e è una storia che riguarda anche la teoria della relatività generale che ha già 100 anni, quindi vi parlerò delle galassie come la via e vi parlerò anche di questi strani oggetti chiamati buchi neri. Prima di cominciare con la parte più scientifica vorrei invitarvi a vedere un film, un film che è stato girato qualche anno fa e che mostra la Via Lattea. La via lattea forse l'avete vista di notte, è una sorta di fascia luminosa costellata da eh, 100 miliardi di stelle. Di questo è fatta la via lattea. E poi ruota la via lattea e vediamo che ha una struttura multiplanare, ci sono anche dei gas, della, ci sono delle polveri e ci sono anche delle nuove stelle che si formano. Oggi nella Via Lattea abbiamo due stelle in formazione. Due stelle si formano circa ogni anno. E eh, in passato la Via Lattea aveva un'altra dinamica, ma di questo vi parlerò verso la fine del mio intervento. Ma allora cominciamo! E iniziamo subito con questo video. Bene, grazie per partecipare a questo viaggio, un viaggio assolutamente innocuo e vedremo quindi che cosa sono i buchi neri. Si tratta di una, di una descrizione, quella che avete visto, piuttosto realistica della via Lattea e al centro appunto eh, è stato scoperto un oggetto che è quello di cui vi parlerò nel mio intervento. Da un punto di vista più generale, tuttavia, questa storia davvero è inserita in un tentativo di cercare di capire l'universo e soprattutto come eh, si è sviluppato l'universo. E qui eh, vediamo che appunto la relatività generale è molto importante. Eh, circa 150 anni fa abbiamo avuto la relatività generale come teoria, poi altri matematici e fisici hanno studiato questa teoria e sono stati anche attribuiti eh, molto appunto premi Nobel, poi anche Roger Penrose ha vinto anche lui il Nobel per la fisica, è un matematico molto famoso e abbiamo condiviso con lui il premio Nobel. E, ebbene, anche lui si è concentrato sullo studio dei buchi neri e per farvi capire meglio di cosa stiamo parlando, ebbene tutto questo questo emerge da una teoria, ma la vera domanda nel mondo della scienza è sempre una. Tutti questi elementi che vengono previsti dalle teorie esistono davvero? Ci vuole molto tempo per poter trovare dei cosiddetti candidati. Il primo è stato scoperto negli anni 60. Allora gli astronomi hanno cominciato a mappare, osservando il cielo, quindi il, le, le, le radiosorgenti, e hanno cominciato a trovare delle fonti molto luminose. Allora si analizzavano appunto gli spettri e da lì si riusciva a dedurre anche che queste fonti erano a miliardi di anni luce, estremamente distanti. E quindi eh, appunto cominciarono a porsi delle domande. Poi molte teorie hanno indagato. Questo fenomeno dei quasar. Poi, verso gli anni 70, fondamentalmente ci fu una sorta di certezza che fu sviluppata sul fatto che questi uh, oggetti, se, un, uh, se ci fosse stato un uh, buco nero supermassivo, ebbene, sarebbero caduti al loro interno, perché uh, ovviamente i buchi neri sono, si chiamano così perché neanche la luce può sfuggire loro, ma c'è anche il cosiddetto raggio dell'orizzonte dell'evento. E all'interno di questo raggio i materiali possono muoversi e l'energia gravitazionale viene convertita in radiazioni e calore. Ed è questo anche che può rendere questi quasar così luminosi. Ma questa era una bella ipotesi, ma come si, possono, si può provare la vera esistenza di questi oggetti? Ed è questa è la storia che voglio raccontarvi. Ci sono voluti altri 50 anni per definire delle piste di indagine. E... Quindi eh, si è cominciato uno studio anche in laboratorio. Comincerò a raccontarvi la storia mia e di Andrea, che riguarda il centro della Via Lattea e che vi mostra quindi un oggetto che convincentemente sembra un buco nero. Qualche anno prima, in realtà, le onde gravitazionali furono scoperte dopo un lungo periodo eh, di studi molto complessi e le eh, prime radiazioni di queste onde gravitazionali eh, provenivano da quelli che furono definiti eh, come due buchi neri stellari che erano a spirale formandone uno solo e che eh, avevano anche eh, una eh, diciamo una velocità di evoluzione dell'ordine di millisecondi. Quindi ci fu uno studio che cominciò a studiare anche oggetti simili ai quasar mappandoli nella eh, media gamma per eh, tracciarne anche le caratteristiche e la relatività generale in grado di prevedere le caratteristiche di questi oggetti per poter eventualmente interpretarli come buchi neri quindi eh, lì eravamo giunti a una fase importante dell'evoluzione di questo campo, quindi eh, nel corso degli anni questi studi sono stati eh, affinati moltissimo e anche corretti una certa misura quindi questi strani oggetti chiamati buchi neri sono stati davvero al centro di tantissimi studi, ma come di fatto si può vedere qualcosa che non si riesce a vedere? Allora, andiamo a appunto, vedere come si può fare. Immaginiamo qui di avere una sorta di sole e un razzo, un razzo che da questa superficie solare viene lanciato nello spazio stellare, quindi per superare la gravità del sole dovremmo avere una velocità di fuga di questo razzo di 690.000 km al secondo quindi scusate di 615 km al secondo per coprire una distanza oraria di quasi 700.000 km quindi è una velocità altissima e questo è provocato dalla superficie solare della sua gravità e la gravità sappiamo dipende dalla massa quindi se il sole è diciamo piuttosto pesante e quindi dovremmo avere ancora una velocità superiore, ma anche la dimensione del sole svolge un ruolo, non solo la sua superficie, quindi la sua dimensione ha un'influenza sulla velocità. Quindi abbiamo cominciato a formulare delle ipotesi. Immaginiamo di ridurre il diametro di questo sole e di ridurlo a una dimensione di solo 3 km. In questo caso, il raggio di 3 km. Pensiamo adesso alla velocità del raggio, quale dovrebbe essere? Sorprendentemente la velocità dovrebbe essere di 300.000 km/s, che è la velocità della luce. Sappiamo da alcuni esperimenti che sono stati condotti alla fine del già del XIX secolo che la velocità della luce è la comunicazione più veloce che si può avere quindi anche un sole eh, più piccolo comunque non sfuggirebbe a quella regione che chiamiamo l'orizzonte dell'evento e nel caso di questo sole avrebbe quindi un, di un sole con 3 km di raggio ma cerchiamo di andare avanti in questa ipotesi e nel, andiamo indietro nel tempo nel XVI-XVI secolo c'è stata la mappatura del sistema solare c'è stata un'analisi dei pianeti i pianeti che appunto come sapete si muovono intorno al sole orbitano intorno al sole in orbite ellittiche oppure circolari in modo stabile quindi se pensiamo invece a un Sole che non brilla più perché si è trasformato in buco nero, allora che cosa succederebbe? I pianeti continuerebbero a orbitare intorno a questo oggetto centrale, il Sole, così come hanno sempre fatto. Quindi questa variazione del Sole non svolgerebbe nessun ruolo perché sarebbe solo una massa. Ma se andiamo a vedere il moto dei pianeti, vediamo che questo moto è dettato dalle leggi di Keplero. Quindi i pianeti più vicini hanno un più, hanno moto più veloce, quelli più lontani, invece, hanno una velocità più lenta. Quindi bisogna anche pensare che le. La mappatura che fu fatta appunto in passato non fu fatta intorno a un sole che era diventato un buco nero, quindi sicuramente questo pone delle differenze. Ma come possiamo di nuovo vedere quello che non riusciamo a vedere? Ut utilizziamo quindi l'effetto che la gravità ha sulle particelle o sugli oggetti in generale e che circondano anche quell'oggetto per poterne misurare la massa e vedere anche quindi eh, la sua concentrazione per valutare se è un buco nero oppure no. Questo è un esperimento che chiaramente non si può fare con i quasar perché sono così distanti e lontani, sono a miliardi di anni luce. E quindi questa via è esclusa. Occorrono degli oggetti più vicini per testare questa ipotesi. Nel 1971, due famosi teorici britannici, uh, Lyndon e Rees, formularono un'ipotesi. Se questi buchi neri supermassivi esistono nei quasar, allora potrebbero esistere anche in alte galassie, compresa la nostra. E allora forse potremmo vedere anche degli oggetti nelle loro vicinanze, stelle e anche nuvole gassose. E quindi questa fu un'ipotesi qualora questi buchi neri supermassivi fossero esistiti. Sicuramente se osserviamo il centro della Via Lattea con i telescopi a infrarosso moderni, vediamo che nella regione Appunto della radio sorgente e vediamo eh, molte polveri, una zona più densa. E in realtà non si riesce a visualizzare bene con, occhio, con i nostri occhi il centro della Via Lattea, ma con appunto un occhio infrarosso a lunga gittata si riesce. E qui vedete anche quello che corrisponde a un anno luce. Vedete anche che al centro ci sono anche dei gruppi di stelle che hanno una densità che è un milione di volte superiore rispetto all'ambiente in cui siamo noi. Quindi se voi foste al centro di questa galassia ovviamente non sarebbe scuro per tutte queste schelle, non, sa non ci sarebbe oscurità. E quindi, questa analisi del centro della galassia ha portato alla scoperta di una uh, fonte compatta che ha la dimensione solo di 40 microarcosecondi. 40 microarcosecondi sono, ad esempio, la dimensione di una monetina da un euro rispetto alla Luna, quindi, un oggetto molto compatto. E questa potrebbe essere la localizzazione possibile dove si può sospettare che ci sia un buco nero. La fase successiva ha riguardato l'utilizzo di queste tracce che vi ho appena illustrato per misurare la massa al centro. Questo è stato fatto inizialmente da Charles Townes, un famoso fisico, che poi appunto negli anni 70 e 80, ha lavorato anche a Berkeley, Towns e i suoi studenti osservarono queste nuvole di gas nelle vicinanze appunto di questa radiosorgente e vedete un gas a uh, ioni, poi protoni, elettroni, plasma nella zona rosa, invece vedete in verde un gas a neutroni, quindi questo ovviamente è il risultato di una spettroscopia che appunto suddivide la luce secondo le lunghezze d'onda e poi vedete anche la radiazione di una, un atomo di ioni e vedete anche. Appunto, che con un cambio di Doppler possiamo vedere qual è la velocità di questi gas e del loro moto. Si è scoperto che il moto è molto più ampio rispetto a quello che si pensava, in particolare. Eh, rispetto alle stelle stesse, quindi probabilmente si, conclu si concluse che ci doveva essere un'altra massa. Verso la metà degli anni Ottanta il nostro gruppo a Berkeley eh, si convinse del fatto che questi appunto, oggetti eh, che erano, avevano una massa eh, che era, dovevano corrispondere a un paio di milioni di masse solari erano al centro della Via Lattea. L'evidenza di questo buco nero si vede nel diagramma a sinistra dove abbiamo fatto un plotting quindi, della uh, funzione della distanza rispetto alla radio sorgente. Quindi a sinistra vedete appunto l'indice di questa massa racchiusa e più ci si allontana vediamo che la massa aumenta. Quindi questo è un segno di una massa molto estesa. Fondamentalmente abbiamo quindi questi cluster di stelle. Ma quando ci si avvicina di qualche anno luce, queste masse sembra che rimangano tagli e quali. Quindi eh, si sono ipotizzati da 2 a 4 milioni di masse solari. Quindi questo è un indice di questa compattezza. Ma allora, se c'è questa compattezza e questa estensione, deve essere un buco nero. Questa fu l'ipotesi. Molti colleghi eh, ritenevano che le evidenze raccolte con queste nuvole stellari e anche di polveri erano difficili da interpretare perché c'erano anche altre forze oltre a quella di gravità da considerare quindi eh, continuiamo facendo due cose innanzitutto non misuriamo più il moto delle nuvole di gas bensì delle stelle perché il loro potenziale gravitazionale è molto utile e quindi siamo dovuti, ci siamo dovuti addentrare di avvicinare di qualche anno luce che corrisponde a appunto, qualche milione di volte della dimensione dell'orizzonte del, del, dell dell'evento. Quindi eh, si trattava di qualcosa di ambizioso, ma siamo riusciti a fare progressi nel giro di qualche anno. Ogni anno qualcosa di più, anche perché la tecnologia ha svolto un ruolo strategico nel compimento di questi progressi perché all'inizio addirittura non c'erano telecamere eh, c'erano ad esempio le eh, telecamere CCD eh, non erano ancora applicate all'infrarosso, sono state eh, sviluppate successivamente per quanto riguarda i telescopi che fossero piccoli o grandi analizzando varie stelle le onde delle radiazioni emesse dalle stelle devono passare attraverso l'atmosfera e c'è turbolenza nella atmosfera, questo significa che appunto eh, ci sono delle distorsioni e le immagini non risultano nitide, quindi dobbiamo misurare il livello di distorsione e poi effettuare una correzione appunto con uno specchio per così dire deformabile e inizialmente anche qui il fenomeno era molto disturbato, le immagini che ottenevamo non erano affatto nitide. C'è anche il limite di diffrazione di un telescopio che è in proporzione alla distanza, quindi più grande è il telescopio e più la immagine risulterà nitida. Avevamo bisogno di sviluppare una nuova tecnologia adatta a questo scopo e per fare queste correzioni occorre che la stella sia sufficientemente luminosa. Come abbiamo avviato a questo problema? Abbiamo creato, per così dire, la nostra stella lanciando un laser nell'atmosfera, un raggio laser, quindi a un'altezza di 90 km e c'è uno strato in cui gli atomi di sodio che arrivano da meteoriti, che colpiscono la Terra ogni giorno, ricadono e quindi questi atomi che contengono appunto del sodio possono essere utilizzati e grazie ad essi possiamo eh, per così dire creare un'altezza di 90 km una luce che poi viene appunto rimandata al telescopio e che abbiamo potuto utilizzare. Le onde gravitazionali non sono l'unico elemento che è necessario e ci tengo a sottolineare quanto la tecnologia abbia svolto un ruolo importante e anche quanto l'evoluzione tecnologica di questi strumenti ha svolto un ruolo strategico per la nostra scoperta. Abbiamo cominciato a osservare. Nel frattempo un secondo gruppo con Andrea Guess e i suoi colleghi in California si è unito alla ricerca e ha cominciato a utilizzare un telescopio del, di un osservatorio europeo che si trova in Cile. E Andrea utilizzava davvero un telescopio particolare con queste ottiche adattive e che concentrava nella regione intorno alla radio sorgente. Su una scala di mezzo secondo, quindi questo cerchio verde che vedete, parliamo di un centro della galassia che ha 2000 km/s di di a 27.000 anni luce di distanza appunto era puntato il telescopio. Questa è la scala che abbiamo utilizzato. In questo modo si riusciva a misurare il moto stellare nel corso del tempo. E qui vedete tre colori in questa immagine di tre diversi anni, quindi rosso è il primo anno, in verde il secondo e in blu il terzo anno. E vedete che c'è una stella che è molto vicina alla radio sorgente e che è contrassegnata da questa crocetta verde al centro. Questa stella si muove molto velocemente. A più di 3000 km al secondo e si tratta di una velocità notevole più veloce diciamo del normale e 100 volte più veloce rispetto al moto della terra intorno al sole e se osserviamo più da vicino vediamo che eh, le stelle più all'esterno si muovono meno e vedete che anche i colori sono meno nitidi. Qui vediamo, per così dire, le leggi di Kepler in azione ed è esattamente quello che abbiamo visto prima. Quindi se c'è una massa centrale, allora che cosa succede? Che appunto le stelle più vicine si muovono più velocemente rispetto a quelle più lontane. Verso la fine degli anni 90, metà degli anni 90, entrambi i gruppi di ricerca avevano ottenuto buone statistiche ed evidenze sul fatto che ci doveva essere una massa centrale costituita da un paio di milioni di masse solari, una buona prova, migliore rispetto a un decennio prima soprattutto ci si era potuti avvicinare e soprattutto eh, grazie al passaggio allo studio non più delle nuvole di gas ma delle stelle si era ottenuto questo risultato e allora probabilmente è un buco nero questa fu l'ipotesi, siamo a una, su una scala più piccola di mesi luce ma in realtà eh, c'erano altre opzioni aperte, altre possibilità perché si poteva pensare anche a un cluster di stelle di eh, neutroni perché anche questo era plausibile come perché poteva avere la stessa massa e anche al, al suo interno qualche eh, milione di eh, masse solare, solari. E anche i buchi neri stellari, quindi non necessariamente un singolo buco nero. Diciamo che. Per capire questo dovevamo effettuare altre misurazioni, ma come potevamo farle? Avremmo potuto effettuare misurazioni più accurate e precise e soprattutto andare al di là del moto statistico, come vedete qui. Perché nel corso del tempo si vedono le stelle muoversi e... Quindi si ottengono dei dati statistici sulla massa, ma quello che avremmo voluto vedere era una singola stella e seguirne l'orbita quando si muove intorno a questo possibile buco nero. E quindi all'inizio sembrava un'idea un po strampalata perché la scala temporale delle possibili orbite di questa scala quindi così distanti ebbene sembrava impossibile da poter rilevare ma per fortuna la natura ci ha dato tante stelle alcune sono molto più vicine al sistema solare alle scale del sistema solare e, ad esempio c'è la stella s2 che eh, si sposta abbastanza velocemente, quindi vedete abbiamo cominciato nel 92 e poi dopo oh, vedete, si è spostata verso il basso vicino alla zona appunto, Sagittarius A asterisco e si trovava a 17 ore luce. Che è la distanza 3-4 volte superiore rispetto al eh, raggio del pianeta Nettuno. Quindi, in questo caso. Siamo riusciti a rilevare quindi questa orbita ellittica. Vedete in blu le nostre misurazioni e poi quelle in rosso dell'altro gruppo di ricerca, il gruppo Keck. E ci siamo resi conto che questa appunto eh, stella, che era a una distanza orbitale di 17 ore luce, ci dava quindi una buona base di partenza. E Vediamo che eh, c'erano degli altri eh, oggetti per così dire a peri e nella primavera del 2002 abbiamo eh, rilevo, rilevato questi altri oggetti che si muovevano a una velocità di 7000 km al secondo, mai visto una cosa del genere, calcolando la massa che ovviamente bisogna includere Ottevamo, ottenevamo sempre il risultato di una stima di 2 milioni di masse solari, ma in un volume molto più piccolo. Quindi i fisici cominciavano ad accettare l'idea che probabilmente la massa che avevamo ipotizzato di fatto era un buco nero. Ma, ripeto, potevano esserci altre opzioni. E prima di arrivare alla conclusione che abbiamo tratto, dovevamo applicare la relatività generale. Sappiamo che la relatività generale quindi è stata testata molte volte nei laboratori sulla Terra nel sistema solare, ma qui si tratta, diciamo, di. Un universo, quello tradizionale, qui invece siamo a delle velocità relativistiche. Quindi la vera domanda era: potevamo davvero effettuare delle misurazioni e poi testare la relatività generale su queste scale? Appunto, che erano applicate al centro di una galassia? Nel 2002 sembrava un'idea quasi oltraggiosa, ma vedrete fra qualche istante che siamo riusciti a fare questo test perché sapevamo che poi, appunto, la. La stella sarebbe tornata nel 2018 nella stessa posizione, quindi avremmo avuto poi anni dopo una tecnologia nuova, così precisa, che ci avrebbe consentito di testare la relatività generale in quell'ambiente. Ma poi molte altre cose sono successe nel frattempo, altre stelle sono state scoperte e ci hanno confermato quanto è meraviglioso il nostro universo. Chiaramente al centro della Via Lattea c'è un oggetto massivo che è circondato da delle stelle che non ci aspettavamo di trovare. Queste stelle sono state le nostre particelle test per testare il potenziale gravitazionale. Ma come potevamo progredire nel nostro studio? Quindi, questo osservatorio europeo aveva appunto un telescopio installato. Molto, molto grande e l'avevamo già utilizzato e che ci consentiva anche di unirlo ad altri telescopi, quindi creando una nuova tecnica. Quindi, Abbiamo sviluppato negli anni successivi uno strumento ambizioso, mai costruito prima. Si tratta del risultato del lavoro di un consorzio europeo, quindi franco-tedesco-portoghese, che insieme a appunto, la ESO hanno realizzato questa uh, collaborazione per creare questo super telescopio che nasce dalla fusione di quattro, tele, di quattro telescopi. Quindi vedete che arriva la luce dall'atmosfera, poi ne abbiamo pr due primi telescopi, riusciamo quindi a uh, portare in un sistema di tunnel la luce e abbiamo quindi un interferometro, dopodiché riusciamo a trarre informazioni la cui risoluzione è quella di un telescopio virtuale di separazione, quindi abbiamo 130 metri, si ottiene una risoluzione che è 10 volte superiore rispetto a quella di un singolo telescopio. Abbiamo proceduto con questo strumento e questo ci ha fornito informazioni incredibili negli ultimi anni rispetto a... Quindi questo laboratorio di astrofisica. Ma cosa può fare la gravità? La gravità, quindi, di nuovo, può appunto eh, portare a questa proporzione di una monetina, di un centesimo di. Euro rispetto alla luna quindi vedete ci permette di arrivare a questo livello di precisione poi siamo riusciti anche a migliorare sempre di più in alto a sinistra abbiamo cominciato con un sistema che ci permetteva questo tipo di eh, visione poi con l'ottica adattiva abbiamo corretto le distorsioni abbiamo migliorato la eh, risoluzione con il telescopio di 8 metri e poi vedete in basso a destra abbiamo queste immagini che eh, ci permettono con l'interferometro a infrarossi a ottenere un miglioramento dell'ordine da 10 a 25 volte migliore. Quindi, poi in basso a sinistra, vedete appunto la maggiore definizione, vedete anche quindi tutte le stelle che orbitano intorno a questo punto centrale. Quindi, si tratta di uno strumento davvero incredibile che ci permette di eh, studiare il potenziale gravitazionale al centro di questa orbita che abbiamo visto poc'anzi. E... Abbiamo da 50 a 60 orbite di questo tipo e possiamo addentrarci al loro interno, al centro, e l'interferometro segue il moto delle orbite più vicine. Che cosa è emerso? Che la stella S2, che è nell'ellissi in blu nell'immagine, appunto che avevamo previsto sarebbe tornata nella posizione iniziale nel 2018, ci ha consentito di misurare quindi il moto ogni giorno. Quindi. Facendo dei movimenti anche all'interno siamo riusciti a vedere che ha avuto il suo momento per il 19 maggio nel 2018 e i punti rossi vi danno la sua posizione nei vari giorni prima e dopo per l'approccio. C'erano 20 unità astronomiche che è la distanza tra il Sole e la Terra. Quindi 120 volte questa distanza rispetto al buco nero. Tutto questo è stato estremamente preciso, quindi una metodologia accuratissima. Inoltre, nello stesso tempo abbiamo analizzato altre tre stelle che eh, hanno anch'esse, esse, eh, diciamo, per così dire, avuto una dinamica simile. E quindi abbiamo raccolto tantissimi dati su questo potenziale gravitazionale. La prima cosa che poi abbiamo fatto per testare la relatività generale è stato quindi valutare, per così dire, lo spostamento verso il rosso gravitazionale. Quindi c'è la luce che viene emessa da una forte radio sorgente e vediamo che mano a mano che ci si avvicina le radiazioni quindi si vanno più lentamente e quindi vedete che la, abbiamo la, la stella in blu, quella S2, che passa dal Perry a più 4.000, poi a meno 2.000 km al secondo nel giro solo di qualche mese. Nell'arco di questo tempo possiamo analizzare le deviazioni in base anche alle leggi di Newton e alla relatività generale. Vediamo quindi la linea grigia che è quella della legge di Newton in base alla Relatività Generale. Abbiamo ipotizzato questa linea in rosso, quindi uno spostamento che mostra quindi una lunghezza d'onda più lunga rispetto all'emissione della stella e questo passaggio, questo cambiamento è quello anche che abbiamo osservato che possiamo osservare, scusate, nell'animazione in basso a sinistra. La relatività generale con questo test, quindi per così dire, soddisfa le nostre ipotesi e requisiti con una precisione quasi al 100%. Un altro effetto che ci è interessato a analizzare riguarda appunto anche la eh, recessione dell'orbita. Se abbiamo una stella che ha un'orbita eh, che orbita, scusate, intorno a un'altra stella o un buco nero, secondo la teoria di Newton, se intorno non c'è nient'altro, allora l'orbita rimane tale quale. Rimane la stessa per un periodo X di tempo. Quindi la stella percorrerà sempre la stessa orbita. Ma nella gravità generale non è così, perché in questo caso vediamo che c'è una sorta di recessione dell'orbita, quindi questo eh, cambiamento. quindi vediamola. La cosiddetta precessione di Schwarz, eh, Schwarzschild e c'è uno spostamento eh, di diversi gradi che fa sì che si creino nuove orbite e questa è di nuovo una deviazione rispetto alla legge di Newton di nuovo vediamo in verde l'orbita di Newton e quello che predice la relatività generale invece è in rosso nel diagramma e vediamo che c'è un'orbita quasi eh, di Keplero quando è lontano dal cosiddetto buco nero. Poi, dopo il punto Perry, vediamo che uh, ci sono dei cerchi che ci danno una misura gravitazionale che all'improvviso, uh, appunto, genera un effetto di precessione e questo è l'effetto della relatività generale. Vediamo che adesso questa stella. È lontana invece dal buco nero e possiamo vedere direttamente in alto a destra questa precessione. L'ultima volta che abbiamo misurato, vediamo quindi cerchi aperti. Quest'anno siamo riusciti a misurare i cerchi più vicini e vediamo che l'orbita è cambiata di nuovo, è spostata a destra, quindi di mezzo secondo È davvero una misurazione difficilissima da effettuare, ma non è sempre possibile farla. La relatività generale è stata confermata e corretta, e possiamo affermare che in base a queste misurazioni, è molto probabile che l'oggetto centrale sia un buco nero. Ma come possiamo avvicinarci ulteriormente alla regione centrale? Con le nostre immagini in fragosso vediamo quindi una fonte anche variabile. Quando è più luminosa... Si riesce a misurare meglio. Vedete in alto a sinistra che c'è un movimento e vedete nell'arco di 40 minuti il passaggio dai punti rossi ai punti blu. C'è un cambiamento nella posizione. E qui l'ipotesi è che quello che stiamo vedendo è una massa gassosa calda. Che è molto vicina all'orizzonte dell'evento, con una scala di 10 volte e che si muove a una velocità che è il 30% della velocità della luce. Anche qui dovevamo misurare meglio, ma è chiaro che, se questa misura è corretta. Allora abbiamo dimostrato quindi eh, che effettivamente queste 4 milioni di eh, masse solari che abbiamo ipotizzato sono effettivamente all'interno di questa massa compatta e costituiscono un buco nero. Abbiamo quindi analizzato le misurazioni del grande telescopio interferometro VLTI. Che hanno confermato di nuovo le nostre ipotesi. Quindi al centro della galassia, senza eh, dubbio, abbiamo dimostrato, grazie a queste misurazioni, che c'è una massa centrale costituita da qualche milione, 4 milioni di masse solari e questa massa è davvero concentrata, che è quella di un buco nero. Quando abbiamo cominciato, 40 anni fa, questi esperimenti, eravamo... Nella parte in alto a destra. Vedevamo solo masse costanti e in un certo senso ci spostavamo, quindi anche verso l'interno, per vedere meglio la regione centrale. Ma poi eh, abbiamo visto che intorno c'è poco altro e quindi non c'era niente di esteso anche rispetto alle orbite stellari. Quello che è molto interessante rispetto a queste misurazioni è che ci mostrano che forse poteva esserci addirittura forse un altro buco nero oppure dei, oppure dei buchi neri stellari, tutti concentrati intorno a questa zona centrale. Ma dopo 40 anni, quindi, a quale risultato siamo arrivati? Beh, questo per quanto riguarda questa galassia e le altre galassie. Vediamo adesso le galassie e la loro evoluzione. Perché? Con i telescopi spaziali, quelli più grandi, riusciamo a raccogliere immagini e spettri anche di galassie lontanissime, che si sono formate solo qualche centinaio di milioni di anni dopo il Big Bang. Possiamo analizzarne le masse e possiamo vedere che le galassie. Hanno cominciato a formarsi 500 milioni dopo il Big Bang, però sono, si sono sviluppate rapidamente e hanno sviluppato grandi galassie. Alcune poi eh, appunto hanno generato delle galassie ellittiche, altre come la nostra Via Lattea invece eh, sono, si sono sviluppate diversamente, sono rimaste le stesse. E vediamo che ci sono anche delle evidenze raccolte per i quasar e vedere come si sono evoluti. Nelle galassie più vicine possiamo misurare anche le masse centrali, non con la stessa accuratezza eh, che abbiamo ottenuto per il centro delle galassie, ma ad esempio in questa galassia Andromeda c'è anche qui un oggetto centrale. Con un centinaio di milioni di masse solari, quindi 25, eh, appunto, eh, 25 volte superiore a quella che abbiamo trovato al centro della Via Lattea. E poi altri hanno analizzato altre galassie, eh, cercando altre masse. Ad esempio, c'è sempre una proporzione tra quello che viene rilevato a livello di massa centrale e la dimensione della galassia. Nelle fasi iniziali dell'universo si è constatato che più grande è la galassia e più grande è il buco nero al suo centro. E ci sono anche delle evidenze che hanno confermato queste ipotesi e fra un secondo vi mostrerò anche come si possono formulare ipotesi del genere. Quindi le galassie e i buchi neri sembrano intrattenere una relazione simbiotica. E questo avviene sin dalle origini dell'universo. Se davvero andiamo indietro nel tempo, il Big Bang, che è avvenuto quindi eh, appunto eh, sbagliati miliardi, sette miliardi di anni fa, vedete la densità dei quasi, che spesso in rosso oggi sono molto rari, ma quindi 2-3 miliardi di anni dopo il Big Bang ce n'erano tantissimi di... Quasar. Contemporaneamente e questo l'ho detto all'inizio del mio intervento anche le galassie crescevano molto più rapidamente, 25 volte più velocemente. All'epoca la nostra Via Lattea cresceva di 50 vol, un ritmo di 50 volte superiore eh, la, diciamo la dimensione del, del, del Sole all'anno. Dopodiché Uh, appunto, si è constatato un cambiamento e una concentrazione gassosa intorno alle galassie. Vediamo questi quasar così distanti che probabilmente c'erano già 800 milioni anche dopo il Big Bang, ma non sappiamo esattamente come si sono sviluppati così velocemente. Ed è questo un oggetto di studio quello che vorremmo studiare nei prossimi vent'anni, sia con telescopi a terra che anche con telescopi spaziali. L'osservatorio che vi ho mostrato prima sta costruendo un telescopio ancora più grande, proprio con un diametro di 40 metri. Si tratta di un, uh, un periodo futuro che ci aspetta molto interessante. Ora, per concludere, vorrei mostrarvi un video estremamente sofisticato che mostra una simulazione realizzata con un grande e potente computer e che illustra anche come sono nate le galassie, come si sono formate, soprattutto con appunto la materia. Oscura e hanno continuato per così dire a evolvere fino a che non si sono sviluppati dei buchi neri al loro interno e hanno generato poi anche movimenti di materia e anche una sorta di esplosione che ne ha poi determinato l'arresto dello sviluppo. Vedete quindi che grazie al lavoro sperimentale e alle simulazioni abbiamo appreso come le galassie si sono evolute nei tempi cosmici e i buchi neri hanno svolto un ruolo molto importante nella loro evoluzione. La, il quesito che pongo sempre è questo, ma abbiamo concluso, abbiamo terminato. Beh, Abbiamo delle buone evidenze sul fatto che appunto ci sono questi buchi neri. Ma tanti misteri sono ancora da sciogliere. Ad esempio, la teoria della relatività generale predice che la bassa di ogni buco nero sia appunto al centro e abbia un centro che è una singolarità infinitamente piccola. Noi fisici riteniamo che ci deve essere una estensione, una sorta di upgrade, di miglioramento della teoria, per poter spiegare come funziona. La gravità sulla scala più piccola di quanti e questa teoria, teoria quantistica della relatività generale potrebbe cambiare moltissime cose, ad esempio questa singolarità centrale potrebbe in un certo senso essere rimossa oppure ci potrebbero essere informazioni che sembra si perdano mano a mano che i buchi neri crescono ma potrebbero essere comunque accessibili queste informazioni e potremmo essere in grado di misurarle quindi tra vent'anni L'Agenzia la, Europea Spaziale spera di poter lanciare un esperimento molto ambizioso chiamato LISA. L'ISA sarà costituito da tre satelliti che saranno collegati, e quindi saranno collegati con dei raggi laser che saranno utilizzati per mandare delle uh, onde gravitazionali su larga scala, per testare quindi la gravità in un, una scala piccolissima, anche su buchi neri più piccoli. In questo modo si potranno misurare anche i buchi neri stellari a spirale con milioni di masse solari al loro interno. Quindi tra vent'anni... Probabilmente potremo capire e testare a livello di fisica queste strutture così come abbiamo fatto e poter valutare anche gli effetti di questa teoria quantistica e potremo constatare questo. silenzio. E è silenzio. Ecco, c'è silenzio, è il silenzio del buco nero. Grazie. Grazie Reinhard. Non, so se... non so se tu riesci a sentire l'applauso che si sta tenendo qua, ma è la gratitudine per questo viaggio in cui ci hai guidato. e Io volevo farti due domande veloci, un po' più generali rispetto al percorso preciso in cui ci hai guidato, ma che partono proprio da quello. 40 anni di studi, di innovazioni tecnologiche, di idee geniali no? che vi hanno portato a questa scoperta. No? E... Chiaramente ci sono delle capacità tecniche specifiche che sono indispensabili per una impresa di questo tipo, ma ci sono anche altre qualità umane che entrano in gioco in una collaborazione così ampia che dura così tanto tempo: eh, la determinazione, la, la libertà mentale di aderire a un'ipotesi. Eh, la pazienza, la capacità di relazione umana, ecco questi aspetti quanto hanno giocato nella tua esperienza in questi decenni che vi hanno condotto a questa scoperta? Sì, Marco, hai assolutamente ragione. Ebbene, si tratta di un tipo di ricerca che non avrei mai potuto fare da solo. Centinaia di persone sono state coinvolte, anche molti giovani che hanno realizzato anche i loro dottorati, e anzi, hanno iniziato così e poi e dopo sono diventati anche per così dire famosi per conto loro con alti rami di ricerca. Se si vogliono effettuare esperimenti di questo tipo, bisogna assolutamente collaborare tra istituzioni, tra paesi. Anzi, una uh, de delle... ad esempio c'è questo bellissimo esempio di collaborazione europea che ho citato poc'anzi perché eh, questo osservatorio europeo quando è cominciato negli anni 60 non era affatto competitivo rispetto a quello dei, dei colleghi americani e dei loro grandi telescopi oggi invece con grande orgoglio posso dire che la ESO è questo osservatorio anzi è il miglior osservatorio del mondo e quindi lavorare con i colleghi del LESO è stato davvero fondamentale per questo esperimento, sinceramente. Grazie. Un'ultima domanda ti vorrei fare. Ci hai mostrato eh, questa realtà così apparentemente estranea alla nostra esperienza, come può essere un buco nero, no? E la cosa che sorprende è che pur essendo così lontana appunto dalla nostra familiare idea di quello che è una realtà fisica, è qualcosa che in qualche modo innanzitutto ci siamo resi conto che esiste grazie al vostro studio. E non solo, ma almeno fino a un certo punto ne comprendiamo la natura, ne comprendiamo il comportamento. E sorprende un po' questo fatto, no? Perché noi siamo nel, nell'universo a un punto che sembra quasi nulla, eppure in qualche modo siamo in grado di leggere questa natura anche così lontana, in tutti i sensi. C'è la famosa frase no? di Albert Einstein no? che dice la cosa più incomprensibile dell'universo è il fatto che l'universo sia comprensibile. Ecco, qual è il tuo commento a questa frase, a questo paradosso di Einstein? Beh, penso che le società moderne, ma anche in periodi passati più tradizionali, le società hanno sempre investito in ricerca e questo fatto è una caratteristica dell'essere umano, perché l'essere umano è contraddistinto dalla curiosità, la curiosità di capire l'universo. Quindi è come entrare in una foresta inesplorata e si è storditi dalla sua bellezza. E questa è la bellezza dell'universo. Si vogliono scoprire cose, così come in una foresta inesplorata si vedono fiori meravigliosi, bianchi, rossi. E lo stesso avviene scoprendo le galassie. E così si riesce anche a capire che. Mm, Ebbene, si dice, ma, ma i fiori blu erano a destra o a sinistra? E allora eh, ci si comincia a porre sempre più domande e si va al di là della semplice osservazione, si elaborano teorie e quindi è così che inizia il lavoro della fisica. Quindi si, si intraprende un cammino, un cammino all'interno della bellezza e della ricchezza dell'universo. Ed è quello che rende tutto così interessante. E forse anche perché le società eh, desiderano... Eh, appunto sono diciamo disposti a dare le risorse per questa ricerca speriamo che sia sempre così grazie grazie Reiner credo credo che effettivamente la, il privilegio che abbiamo avuto questa sera di seguire questo viaggio ci abbia mostrato, grazie allo sguardo no? che Reinhardt ci ha proposto, come la, lo studio rigoroso, eh, dettagliato, fine no? dei dati sperimentali e delle interpretazioni scientifiche possiamo dare, non è antitetico a, alla bellezza che anche adesso citava, no? ma è come una nuova possibilità di bellezza, è come avere... Fatto entrare dentro il nostro orizzonte qualcosa che ci promette una conoscenza e una bellezza che altrimenti sarebbero rimaste lontane da noi. Questo arricchisce il nostro io, il nostro io cresce, la nostra persona è arricchita proprio da questo rapporto con ogni cosa nell'universo che mostra a modo suo la sua unica bellezza. Grazie di essere stato con noi e. Grazie per avermi ascoltato. speriamo naturalmente negli anni prossimi una volta di averti qua con noi fisicamente a Rimini. Yes, I tra is Mi scuso per non essere lì con voi, ma viaggiare in questo periodo non è facilissimo. Grazie. E vorrei dire ancora due cose rapide. Una è che il dialogo con Reiner continua, perché domani alle 18.30... Avremo la possibilità di dialogare con lui anche in modo più informale attraverso un webinar che sarà tenuto in lingua inglese per tutti quelli che lo desiderano è possibile connettersi, ma nell'area scientifica che trovate qui al meeting, nell'aula di area di Euresis Campus, sarà anche tradotto in italiano. Quindi chi vuole seguirlo in italiano può andare lì e aggiungo che chi volesse mandare delle domande o diciamo, intervenire con delle domande eh, mandi una mail a euresis.euresis.org Così ci organizziamo per le domande e sarà Stefano Facchini, un altro astrofisico che è qui con noi, a guidare il dialogo con Rainer. E infine voglio anche dire che il meeting, che permette esperienze come quella dell'incontro di stasera, vive in modo essenziale sul nostro contributo, sulla, sulla gratuità. Quindi, ricordo a tutti quelli che possono e desiderano di eh, donare presso i punti eh, di eh, dona ora, che sono contraddistinti dal cuore rosso che vedete in giro, eh, perché questo permette al meeting di continuare a esistere e di continuare ad avere queste grandi visioni sulla realtà che anche stasera abbiamo avuto il privilegio di vivere. Grazie ancora, a Rainer. Lui purtroppo non ci vede. Grazie, grazie a tutti, arrivederci.